Dio nelle terre di frontiera, la testimonianza toccante di due preti di strada, nell'ambito della rassegna Calon Brion, lo spirito della Calabria, la Calabria dello spirito, che si svolge alla Marca di Catanzaro nel contesto della 14ª edizione del Festival d'autunno, diretto da Antonietta Santacroce. Don Aniello Manganiello, che è stato parroco di Scampia a Napoli per 16 anni, e Don Mimmo Battaglia, già presidente del Centro Calabrese di Solidarietà ed ora arcivescovo di Cerreto Telese in Campania, hanno portato la propria esperienza e la propria testimonianza di vita. Anche dove regnano miseria, degrado e disperazione possono fiorire esempi positivi, hanno affermato Battaglia e Manganiello, tramite la fede, la condivisione e la diffusione del messaggio dell'Evangelo. Sono i luoghi di Gomorra, ma ci sono anche tanti esempi buoni, fattivi, concreti. Uno è lei, ci sono le associazioni, ci sono le squadre di calcio, ci sono tantissimi esempi positivi, anche a Scampia. La strategia per contrastare anche il male che c'è in certi territori è quella di mettere in evidenza il bene, e di bene ce n'è tanto, ma non lo dico tanto per spocchia, oppure lo dico così per dare magari una lettura oppure un'immagine di un territorio che comunque i problemi ce li ha. Ma io penso che quando nei nostri territori, soprattutto nei nostri territori meridionali, là dove è forte ed è radicata la criminalità organizzata nelle sue varie espressioni, ci sono tante realtà positive che se alimentate, che se portate in superficie, che se valorizzate possono contribuire. Ci vuole del tempo al cambiamento della società, al miglioramento della società stessa. Perché intervistati da Donatella Soluri ci saranno appunto due preti di strada straordinari, Don Agnello Manganiello, prete a Scampia per ben 16 anni, e Don Mimmo Battaglia, nominato vescovo da Papa Francesco, invece presidente per 30 anni del Centro Calabrese di Solidarietà. Quindi due figure forti, due preti che hanno scelto di stare nella strada a portare la parola di Dio, a portare il conforto agli ultimi, ai drogati, ai malati di AIDS, appunto ai tossicodipendenti, alle famiglie cosiddette difficili. Lo stare in mezzo alla gente e quindi il continuare in qualche modo a fare già quello che facevo qui a Catanzaro, è sicuramente molto importante. In questo senso non sono cambiato e spero davvero di non cambiare. Però il contatto con le persone, le relazioni, lo stare in mezzo ai poveri, l'andare incontro agli ammalati, come sempre è un qualcosa che ti arricchisce e diventa comunque punto di forza nella tua vita, perché sai benissimo che è proprio lì che il Signore ti dà gli appuntamenti.